Benvenuti a questo nuovo video di Pedonoma e commentiamo il ritorno del grande Gigi. Gigi c'è, non ci credevo, non ci credevo, non ci credevo. Ve l'ho detto, non ci credevo e invece alle 11:50 di oggi, alle 11:50 di oggi c'è l'ufficialità dell'arrivo del miglior portiere della storia del calcio per me. Di Gianluigi Buffon, è un sogno che si realizza. Finalmente abbiamo un portiere dopo 3 anni e questo già è positivo. E che portiere? Passiamo da uno che praticamente è una sedia in porta al migliore al mondo. O che, diciamo, che ha fatto la storia del calcio, per me resta sempre migliore anche a 4-3 anni. I pro e i contro di Gigi Nazionale. Allora, i contro sono l'età, per me. I pro tantissimi. Mentalità vincente, è uno esploratore giovane, lui è anziano e porta esperienza, questo già è il secondo, è uno dei più forti al mondo, sta bene anche fisicamente, non ne può giocare tutto, ok, però almeno secondo me 20-25 le può giocare. Operazioni di marketing, perché praticamente... Parliamoci chiaro, i giornalisti adesso in Serie B verranno sempre a Parma per vedere Buffon. Questo il presidente Krause lo sa, per questo ha fatto questa operazione. Per cui ci sono tanti pro e secondo me i contro sono solo l'età, che ha fatto un biennale, ok, 43 anni, però uno come Gigi non si discute. Veramente contentissimo, ho sentito pure che vogliamo anche Vasquez, diciamo che con lui va in Serie B. Mi direte che già li sento io. Però il Monza aveva Balotelli e Boateng, ho capito. Ma vuoi mettere Boateng e Balotelli con Gianluigi Buffon? Cioè, no, non c'è neanche paragone, sia come testa, sia come professionista, sia cosa ha rappresentato Buffon e cosa rappresenta Balotelli e Boateng, tutto rispetto, sì. Già, buon giocatore, ma niente di che. Buffon è una leggenda, un monumento del calcio italiano e mondiale, europeo. Per cui è un sogno. Grazie, presidente. Ci voleva dopo una stagione veramente orribile. Ultimi classifica con 20 punti, ricordiamo. Adesso ho fatto pochi video, ma questo video era doveroso perché per uno come Buffon questo è altro. E speriamo di fare altri video, di nuovi acquisti. Il primo è eccezionale, è sensazionale, è stupefacente, è meraviglioso, più chiavi me li metta, e Gigi Buffon. E Gigi ritorna, sono andato il 17 di giugno del 2001, è ritornato 20 anni dopo, è ritornato il 17 giugno del 2021. Mi sono piaciuti anche i due video, sia quello su Twitter, sia quello del sito ufficiale del Parma, I'm back, che dice Gigi. E poi anche i video su Twitter che lui dice ora c'è da divertirsi, no? E comunque ora c'è da divertirsi. Direi che veramente due presentazioni buonissime, presentazioni all'americana, ma questo lo sapevamo. Aspettiamo ora la conferenza stampa del 22 di giugno, la conferenza di Gigi, di Buffon. E niente, sono contentissimo. E cosa devo dire? Siamo forse a Parma. Vai Gigi. Portaci in Serie A.